La lunga attraversata nel deserto è terminata. Dopo 42 anni, 14 dall'ultima apparizione in C2, la maceratese può festeggiare il ritorno nella Lega Pro al termine di un campionato semplicemente straordinario, coronato dalla vittoria casalinga contro l'Olimpia Lionese per 1-0 e che ha regalato anche il suggello della matematica per una promozione strameritata. Rivedere l'Albiarecina gonfio di emozione e commozione un'ora abbondante prima del match è stato il lungo preludio alla festa. Un intero stadio colorato di biancorosso con una tifoseria appassionata ed entusiasta, dopo le tante amarezze del passato cresciuta nella stagione di pari passo con la squadra. Sono tornati alla memoria proprio i pienoni dei grandi successi della Maceratese, del passato da quella storica del duo Pagliari-Morbiducci fino a quella che sfiorò nel 97, l'allora C1 nello spareggio di Livorno a Reggio Emilia. Ed il merito di questa impresa sportiva non può che essere diviso tra tutte le componenti del club, la società con a capo la dottoressa Maria Francesca Tardella, che ha saputo dare una stabilità economica e di risultati ad un ambiente abituato negli anni precedenti, sempre a recitare ruoli comprimari. Il tecnico, il grande artefice del team degli Invincibili, Giuseppe Magi, che dopo l'ottimo lavoro di Pesaro con l'ausilio della società ha saputo allestire un gruppo fantastico, acquidato le caratteristiche di compattezza, forza, equilibrio ed un gioco che ha fatto innamorare la Macerata pallonara fin dalle prime uscite estive. Ed infine la squadra, gli Invincibili, un mix riuscitissimo di califfi inossidabili, Garaffoni, Marini, Croce, Romano e giovani motivatissimi, De Grazia, Cordova, D'Alessio e Saitta, con a corollario un trio d'attacco che verrà ricordato a lungo come una filastrocca. D'Antoni, Coco, Ferri Marini, 39 gol in 3. E poi l'apporto di tutta la rosa che è stata determinante nel corso della stagione, come la prestazione di Perfetti nella gara contro l'Olimpia Lionese ha sintetizzato. D'altronde basta scorrere i numeri per comprendere la portata enorme della cavalcata in Lega Pro. 33 partite senza sconfitte, unica squadra imbattuta in Italia ed Europa, e sempre in testa alla classifica dalla prima del torneo. Migliore difesa del campionato con 21 gol subiti ed attacco a quota 60 reti realizzati. Sì, adesso si può dire, la Maceratese è tornata in Serie C. La cronaca della partita che vale la Lega Pro, Maceratese con i recuperati Cordova e Ferri Marini, senza Croce squalificato, sostituito da Perfetti. Agnonese dell'ex Sauro Trillini in tribuna per squalifica, priva di Lullo e Maresca. Coreografia semplicemente da brividi all'Albiarecina per l'ingresso in campo delle formazioni. Gli oltre 5.000 spettatori presenti riempiono gradinata, curva e tribuna, davvero in maniera eccezionale, e tutto lo stadio colorato di biancorosso. Maceratese che parte con la forza subito di voler imporre il proprio gioco e chiudere la partita con 4 calci d'angolo nei primi 12 minuti. Al 16esimo è ricamato con questo tiro da fuori ad interrompere l'assedio iniziale della capolista. 19esimo, bel diagonale di Ciolin deviato in corner dalla difesa biancorossa. La tensione sembra con il passare dei minuti attanagliare sempre di più la formazione di Maggi, che al 23esimo costruisce la prima palla gol. Corner di Romano, di testa d'Antoni, uscita da rivedere di Biasella, colpisce la traversa. Insistono i biancorossi, 25esimo ancora d'Antoni a colpo sicuro, Biasella si salva in uscita disperata. La Maceratese riprende il comando delle operazioni, trascinata a centrocampo da Perfetti e Romano, ma col passare dei minuti l'Agnonese prende le misure ai locali. 44esimo, conclusione al volo di d'Antoni, palla al lato con Coco che manca il tapin vincente. Nel finale di tempo, nonostante i 13 angoli e le mischie nell'area di rigore molisana, la Maceratese non riesce a sbloccare il punteggio e al 47esimo è Ibe di testa che fa passare un brivido lungo la schiena ai tifosi biancorossi nell'ultima occasione del primo tempo. Ripresa senza cambi iniziali, la Maceratese parte davvero a sprombattuto per chiudere la partita e conquistare la Lega Pro. Primo minuto, occasionissima Maceratese, con una penetrazione di Romano su cui cross Coco manca il tocco vincente, così come Marini nella successiva conclusione. La Maceratese insiste e prende forza, settimo cross di Cordova, esce male Biasella, Ferri Marini non inquadra lo specchio della porta. Forcing della capolista per cercare il gol del vantaggio, 12esimo scambio Coco d'Alessio, bravo Biasella nell'uscita. Il gol, come si dice in questi casi, è nell'aria ed arriva al 13esimo, 15esimo calcio d'angolo per la Maceratese, perentorio colpo di testa di Colco che fa centro e fa esplodere l'Albiarecina che può scrollarsi di dosso tutta la tensione accumulata della partita. Sbloccata la gara, la Maceratese si scatena, 26esimo Ferri Marini dalla distanza regala solo l'illusione ottica del gol. Romano davvero capitano e l'uomo ovunque dei biancorossi, nell'ultimo quarto d'ora cominciano i cambi delle due formazioni ed il countdown per la Maceratese verso la Lega Pro.
33esimo, tiro di Cantoro dalla lunga distanza, il pallone rimbalza malignamente davanti a Saitta, costretto a rifugiarsi in corner. Gli ultimi minuti con la panchina della Maceratese tutta in piedi ad attendere lo storico risultato finale, squadra stanchissima a tenere il risultato che vale la stagione contro una indomita Olimpia Agnonese. E al triplice fischio finale esplode la gioia incontenibile di tutto l'ambiente che può festeggiare l'attesissimo ritorno in Serie C, Lega Pro, con una cavalcata che passerà di diritto nella storia del calcio biancorosso. Nel dopogara le impressioni dei protagonisti e la festa in campo dei giocatori della Maceratese. Allora, Beppe Masi, quando hai preso la panchina della Maceratese pensavi di finire così? No, sinceramente così no. Sapevamo che potevamo fare qualcosa di importante, però questa è tanta roba veramente. È stata una stagione davvero straordinaria, no? Sì, siamo stati bravi a andare oltre i nostri limiti. Ci siamo messi in discussione e credo che questo campionato sia stato meritato fino in fondo. Ti rendi conto di aver fatto un'impresa clamorosa? Adesso te ne rendi conto? Ancora no, probabilmente domani con la mente un po' più lucida me ne renderò conto, però è una soddisfazione enorme. Un'ultima cosa, qual è stato il merito di questo gruppo, Beppe? Quello di, ho detto prima, questo gruppo è andato oltre i propri limiti, non ci siamo mai arresi, abbiamo incontrato delle difficoltà a livello psicologico perché i molti rigori sbagliati potevano gravare, invece si è stati più forti delle difficoltà e questo ha fatto la differenza. Grazie. Alex Marini, che gioia è questa promozione davvero da parte di una Maceratese giustamente definita degli invincibili? Niente, ci tenevamo a arrivare a questo punto, ecco, ci abbiamo provato dalla prima giornata di campionato e alla penultima l'abbiamo chiusa come volevamo. È stata dura, però ecco, ci abbiamo messo veramente il massimo per vincere questo campionato difficile, che lo conosciamo ormai, che è difficile ogni domenica, però ecco, ci tenevamo tanto a vincerlo e dare questa gioia a tutti. Poi, campionato davvero fantastico. Fino adesso ancora, ecco, siamo stati imbattuti e vogliamo anche chiudere questa medaglia a fine anno, insomma, ecco. In testa della classifica della prima giornata avete fatto un capolavoro, no? I dati lo confermano. Sì, ecco, dai, fino adesso, ecco, ci abbiamo messo del nostro, penso che la grande soddisfazione è quella che abbiamo portato oggi con grandi sacrifici tutto l'anno per arrivare a questo obiettivo, ecco, ci siamo riusciti nel migliore dei modi, ecco. E adesso ci godiamo questa gioia. Alessandro D'Antoni, allora, una soddisfazione immensa, una stagione davvero incredibile che forse nemmeno nei sogni potevate aspettare così. No, infatti sono contento perché non è che abbiamo vinto il campionato, l'abbiamo stravinto, che è diverso. E infatti, guarda, non ho parole per questo campionato perché se ci penso 33 partite senza mai perdere, cioè non è qualcosa di incredibile, infatti sono contentissimo. Una stagione in cui non eravate partiti come favoriti, ma è stato un gruppo davvero compattissimo, soprattutto l'abbiamo visto quando c'era da reagire alle difficoltà. Sì, noi la cosa che ci ha contraddistinto è che non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre lavorato e anche dopo vittorie esaltanti dal martedì si ripartiva da capo perché sapevamo che la domenica dopo ci aspettava un'altra battaglia. Ferri Marini, Coco e D'Antoni sono 39 gol in tre, sarete una filastrocca tra qualche anno. Che spettacolo, guarda, sono contento. Pedali normali, dai, pedali! Per i miei compagni anche, perché ho due compagni di reparto fortissimi, più quelli che sono stati fuori, Coco e Bartolini e Villanova, che ci hanno fatto vincere diverse partite anche loro, quindi sono contentissimo anche per questo. Marco Croce, allora, forse una piccola amarezza in questa stagione di non essere stato presente alla gara che decideva l'annata. Sì, penso è stata bruttissima fino al 90esimo perché è stata una sofferenza. Saluto Mimmo, caffè del Viale. Grazie. È stata una sofferenza perché non poter prendere parte a questa partita, a questa festa è stata dura, perché vederla da fuori è veramente dura, però penso che questa gioia ce la meritiamo tutti come squadra, come staff, come società e come città, perché ce la meritiamo davvero. Possiamo dire una cosa, su questo non ci sono dubbi, una promozione strameritata. Raramente negli anni abbiamo visto una squadra dominare così, un campionato così difficile. Sì, è vero, penso che, dicevo prima a qualcun altro, che sono state sottovalutate secondo me i meriti di ogni singolo giocatore, di ogni singolo componente di questa squadra, perché sì, è vero che avevamo un grandissimo gruppo, però è fatta soprattutto da grandissimi uomini e grandissimi calciatori.
Coco, l'autore del gol che vale la promozione, una stagione fantastica. Sì, sì, fantastica, una squadra fortissima che non molla mai, cioè, non so, non c'ho nemmeno le parole per descrivere, fantastico. Anche tu non molli mai, l'abbiamo visto anche stasera. Non mollo mai, ci provo, cioè, finché posso do il mio contributo. Ultimamente ero un po' stanco, però va bene. Non eravate partiti coi favori del pronostico, poi però avete dominato questo campionato. Perché ci sta una squadra, tutti i ragazzi che hanno creduto nel progetto e lottano, cioè, ci sta un bel gruppo, non so nemmeno come dirtelo a parole, però ci sta un gruppo fantastico, non mollano un cazzo e... la parolaccia. Bip. Però... non so, senza parole. Ce ne andiamo, ce ne andiamo.